Benvenuti al Fruit Vlog numero 9. Oggi, come promesso nello scorso video, farò io una recensione di un manga. Ecco, lì siamo belli carichi, dai. Questo manga vai così! E lo dedichiamo a Shonen 1000. Sì, mettiamo lì qua. Come fa lui. A bonus. No, comunque, questo manga si chiama 100% Fragola. O 500% in giapponese, ma credo che a voi non ne fotte un cazzo. Gentilissimo, dai, vai. È uscito nel 2004 al monodico prezzo di 3,50€. Ma io l'ho pagato 25 centesimi perché l'ho preso a un mercatino. Allegria. Allora, questo manga parla di un ragazzo, sto tipo qua, sto tipozzo, che sogna di fare, il regista. Un giorno gli gira così, va sul tetto della sua scuola per vedere il panorama più bello della sua città e gli piomba in testa una ragazza e gli vede le mutandine. Fa vedere le mutandine? Facciamo vedere le mutandine della ragazza. Aspettate un attimo. Queste. E ovviamente, come intuito dal titolo, c'erano le fragole. Guarda che belle le fragoline. Sapete cosa c'è qui? Molti non lo sanno. Potremmo dire, ma non abbiamo più il cartello che avevamo l'altra volta. Non abbiamo più il cartello, purtroppo. Chi ci segue lo sa. Allora, praticamente va sul tetto, gli piomba in testa questa ragazza, che dalla vergogna scappa. E lui però trova un quaderno, sul quaderno c'è scritto Ayatojo. E cioè, okay. Vai così, vai! E ne parla con i suoi amici e i suoi amici gli dicono che sta qui è una racchia. Va a vedere ed è una racchia perché... Guarda gli occhiali, guardate che racchia. Però se li togli diventa così. Vabbè, comunque. E... non so che dirvi. Visto che cazzo è. Vabbè, andando avanti, visto che la ragazza con gli occhiali non poteva essere lei, i suoi amici gli dicono che potrebbe essere la ragazza più grande della sua scuola che sta qui. Vabbè, poi il ragazzo qua si mette insieme a questa qui. Non so che cazzo dire. Continuo. Sei grande. Vai così che sei un grande. Ci mette con questa qui. Poi basta, vi lascio a voi il seguito perché se almeno mi non è sorpresa. Bravo. Commovente, boh, piangere, piangere. No, adesso che faccio schifo a recensire i manga. A me piacciono leggere e basta. Appunto. Invece non vai parlare di roba di informatica, di manga, dobbiamo abituarci un po'. Sì, perché... Cioè, lui già legge molto. No, vabbè. Noi siamo più bravi a recensire... Sì, l'iMac. Sì, il programma, il software. Qui non ci prende per il culo se recensisco da cani. No, perché io invece... No, comunque... Vabbè, sì, tu fai molto. Vabbè, comunque. Prendetevelo, poche balle. Mi ha fatto soffrire, mi ha fatto... Dire il finale che l'ha deluso. Sì, ma è deluso sto cazzo di finale, ma scusa. Non dire perché, però. Lo so per dire perché. Vabbè, prendetevelo. Se non lo prendete, vi metto nel link della descrizione del video il download per i capitoli. Bene. E allora, c'è una novità assoluta nel... Nel campo della moda. Che cazzo c'è nella mente? Ora faremo un'intervista a una nostra fan che è venuta a trovarci e che ha letto anche lei il manga in questione. Fragole. Ora faremo partire Fragola. Ora faremo partire il video della sua intervista. Ok. Godetevela. Bentornati all'intervista alla nostra star di Hollywood. Iniziamo subito. Nome: Valeria. Cognome: McDonald. Anni: 18. Dove sei nata? Qui in provincia di Reggio Emilia, qui in fondo, a Sesso precisamente. Dove abiti tuttora? Mi sono trasferita da poco qui a un quartiere di Reggio Emilia, Buco del Signore.
Il tuo sogno nel cassetto. Fare la modella. Perché? Perché mi reputo una ragazza veramente attraente. Ah sì? E allora mostraci la parte più attraente di te. Beh, le gambe. Ecco. Mi imbarazzi però così. Continua. Adesso ci sponsorizzerà il nostro manga. Niente, volevo solo consigliarvi questo ottimo manga 100% fragola, perché quando l'ho letto mi sono sentita veramente entrare in questo favoloso manga, fumetto, proprio come se fossi vivessi l'avventura in prima persona. Ve lo consiglio veramente, da una vera intenditrice. Ora saluto a tutti quelli che ci seguono. Ciao a tutti, seguiteci! Mua! Bene, una bravissima ragazza. Bellissima soprattutto, Ci ha molto cioè, fatto contenti, adesso venirsi a ci trovare. provo perché veramente Sì, è vabbè. una gran figa, E vedi che sarai veramente. l'unica a Cioè, provarci, cioè. esatto, seguite i suoi consigli come anche abbiamo detto noi. Quindi comprate il manga, rifacciamo vedere. Facciamo vedere, Non 100% facciamo fragola, pubblicità, non eh? No. facciamo pubblicità, niente, spam. Speriamo Bene, che ci ritorni a trovare, esatto, nei vabbè. prossimi video magari Magari qualcun la altro ci può venire contatteremo di a trovare. nuovo. Sì. Andremo Bene, al buco del ci... Signore a vedere se c'è. Bene, Bene, al ci prossimo vediamo al fruit prossimo blog. ci vediamo al prossimo food blog.